Inaugurato il centro di educazione ambientale situato nella casetta del Giardino Gaetano Ruggeri del Parco fluviale del Tordino a Teramo, l'immobile sarà destinato alla promozione di iniziative volte alla cultura della riduzione dei rifiuti e all'importanza della raccolta differenziata e del riciclo. La struttura verrà concessa alla Team, società in-house del comune di Teramo, gestore del servizio integrato dei rifiuti, che la destinerà prevalentemente a un punto d'incontro con il mondo della scuola e delle associazioni ambientaliste per assicurare la la rapida ed efficace attuazione degli interventi. Questa, questo centro di educazione ambientale è stato pensato per le, per le associazioni ambientalistiche per l'associazione ambientalista e per il futuro di questa, di questa città, quindi per i bambini e per le scuole. Ovviamente qui dentro ci saranno delle situazioni sull'educazione della sostenibilità, del riciclo e dell'economia circolare e, eh, e soprattutto sull'insegnamento dell'importanza anche dell'impatto ambientale, tant'è vero che è collocata all'interno di un parco fluviale rispettando eh, l'ambiente del parco fluviale, l'ecosistema del, dello stesso parco e così lo si può vedere anche dalla piantura delle piante che abbiamo posto intorno alla casetta e soprattutto delle due piante da frutto che i bambini andranno questa mattina a piantare. Questa è in cooperazione della Terra Ambiente, i primi mesi sarà anche un centro di distribuzione dei nuovi mastelli per la tariffa puntuale così da poter incontrare la gente, la cittadinanza e spiegare loro la nuova tariffazione puntuale.